Sai, l'altro giorno è arrivata la mia nuova macchina che ho ordinato, che dopo 4 mesi mi è arrivata, perché ho ordinato con certe caratteristiche, un 3000, un V6, 300 cavalli. È una figata, trazione posteriore, poi si inserì il cruise control, c'è un sacco di cose, insomma. La bella macchina. Bene, allora cosa aspetti a portarmi a fare un giro? Quando vuoi. Perché alla fine mi piacerebbe che tu mi accompagnassi per comprare un regalo a Cristina che compie 23 anni, poi ci ha invitato alla festa e quindi volevo comprarle, non so, un bracciale, qualcosa di carino, di femminile, perché sei una ragazza che comunque ci tiene al look e alla moda e a tutte queste cose e quindi mi piaceva farle un regalo. Sì. Sai, sono arrivata a Milano con i miei genitori, c'era anche mio fratello, siamo arrivati lì nell'istituto, c'erano tutti quanti, il direttore, le mie compagne. Sai, e siamo entrati nella una maglia. Stasera sono qui con lei, ma potresti darmi lo stesso il tuo numero? Metti che non vada bene o che succeda un incidente. È stata una bella serata davvero. È la prima sera che usciamo e non ti farei salire. Però so che se tu me lo chiedessi, io farei un'eccezione. Ehi! La fai ancora lì? Vieni su! Guarda, non sono ancora pronta. Stai un attimo 5 minuti in salotto e poi sono da te. Va bene. Accomodati pure. Grazie. Sulla poltrona. Arrivo. Allora, dove andiamo stasera? Ma dimmi un po', qual è il tuo cognome? Rossi. Rossi, Rossi, signora Rossi, mi piace, signora Rossi. Poi potremmo avere 3 figli, Alberto, Teoderico e la terza sarà una femmina, quindi Adelina. E poi... Scusa un attimo, devo andare in bagno. Sì, 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 fai, fai. Sì, il tutto è cominciato con Mario, poi sono andata avanti con Paolo e Giuseppe, però con loro è stata diciamo una cosa a tre, quindi ne conterei uno solo. Poi sono andata avanti con Michele, poi ho avuto una brevissima parentesi di una settimana con Gina, che è stato molto interessante, e poi sono andata avanti con Francesco, e questo nell'ultimo mese. Sai, comunque penso che sia importante mostrarsi per quello che siamo realmente, soprattutto per esempio io e te che ci stiamo conoscendo adesso.
Non capisco, per esempio, le ragazze che si rifanno, si mostrano dei lati di sé che non sono naturali, non sono reali, non sono reali e non, alla fine perdono anche contenuti perché sono finti e... No, perché per esempio tu non sai che io nel 2005 ho vinto il premio Vento Divino. Praticamente ho spento una candela da 5 metri di distanza, che è una cosa che soltanto noi campioni possiamo fare. Ah, però Chuck di Silenzio. Quanto deve durare il mio? Sono più veloce. Ah, ma sei scelto! Ma te l'ho per alla fine... Silenzio. No. Sai che ho preso il mio 3000 bus? Cabrio, trazione posteriore, è una figata, mi è arrivato un 3000. Ma dai, Giada! Il mio 3000, voi sei 200. Ehi! Stop!